Carissimi, la misericordia di Dio ci dona di poter vivere il tempo di Pasqua, tempo non meno forte della Quaresima, anzi, tempo nel quale il cammino quaresimale che ci ha portato a vivere la grazia della celebrazione annuale della Pasqua ha il suo compimento, la sua pienezza. È per questo tempo di vita nuova nella Pasqua che abbiamo camminato lungo il tempo di Quaresima. Ogni anno ci viene offerta la possibilità di immergerci dentro la potenza della risurrezione. Ogni anno dobbiamo riscoprire la forza della risurrezione del Signore dentro la nostra vita, evidentemente non da spettatori, non guardando da fuori la risurrezione, ma permettendo che la sua risurrezione entri dentro la nostra vita e cominci a trasformarla, a farla nuova. È quindi un tempo di grazia che vogliamo vivere in pienezza. Come sempre la parola ci aiuta, ci accompagna. Più ancora, la parola vuole fare qualcosa dentro la nostra vita, vuole operare ciò che annuncia. Questa domenica, ottava di Pasqua, domenica della Divina Misericordia, domenica in albis, cioè la domenica nella quale i neofiti partecipano per la prima volta all'assemblea appunto domenicale della comunità con le vesti bianche candide del battesimo, ci è vietato di poter ascoltare una pagina del capitolo 20° del Vangelo secondo Giovanni, l'apparizione di Gesù ai suoi, ormai già dentro ad una comprensione della Pasqua. Un percorso è stato fatto da quella paura a questa gioia nel vedere il Signore. Un percorso non scontato, come non poteva essere scontata la risurrezione di Gesù, anzi, fatto talmente nuovo da trovare impreparati i suoi. Occorre la pazienza del risorto in questo tempo di misericordia, che è il tempo delle apparizioni, per accompagnare i suoi ad entrare dentro la novità della Pasqua, la novità anche della relazione con Lui. Appare a porte chiuse nel cenacolo e il suo saluto pienamente messianico, la pace è la somma di tutto ciò che c'è di buono, di vero, di bello, di giusto, pace a voi, quel suo saluto entra dentro i loro cuori e loro gioiscono nel vedere il Signore. A loro viene data la possibilità di fare un'esperienza di Lui, in continuità con l'esperienza che loro avevano fatto della sua carne, della sua voce, della sua parola, dei suoi gesti. Il rapporto che si stabilisce tra i suoi e il risorto è un rapporto nuovo che loro devono imparare, ma non è semplicemente il ricordo di lui. Gesù non è un fantasma, non è uno spirito. Risorge con il suo vero corpo e si offre a loro nella possibilità concreta di un incontro. Il suo respiro, quell'alitare di Gesù, è il dono dello Spirito, ricevete lo Spirito Santo. Tra noi e il risorto non c'è semplicemente la relazione di un ricordo di come Gesù è stato, di chi era Gesù, di ciò che lui aveva detto e fatto, c'è molto di più. C'è il suo respiro dentro di noi, che è il dono dello Spirito. Questo è il dono della Pasqua. Tra la Pasqua e noi non c'è semplicemente così un riferimento mentale o di desiderio, ma c'è un contatto reale tra noi e il suo respiro, che è lo Spirito Santo, gesto simbolico questo dell'alitare, del respirare, come di una nuova creazione. E noi siamo plasmati col fango, ma è un fango che riceve il respiro di Dio, quest'alito di vita. Il risorto torna per ridare vita alla sua Chiesa attraverso il suo spirito, simboleggiato dal suo alito di vita. A tutti noi è data questa possibilità di esperienza. Tommaso pretende di poter toccare, una pretesa potremmo dire lecita a loro. Ai suoi, agli altri era stato dato di poter incontrare Gesù. Lui era assente, un'assenza per noi, a nostro vantaggio, perché noi potessimo comprendere, come anche Tommaso ha compreso, che occorre ormai un modo nuovo per
stabilire una relazione con lui, risorto nella sua carne, che Tommaso può toccare. Il modo nuovo è la conoscenza di lui nella fede, in forza del dono dello Spirito. Questa potenza della Pasqua entra dentro la vita di ciascuno di noi e la trasforma, la fa nuova, ci permette di vivere quell'amore che noi abbiamo contemplato nei giorni della Passione, che è l'unico comandamento che il Signore ci ha lasciato, e insieme al comandamento anche la forza per poterlo vivere, il suo Spirito dentro di noi, che vuole farci diventare una cosa sola con Lui. Quindi continuiamo con fiducia il nostro cammino, anzi, con piena speranza, con la gioia della Pasqua che ci permette appunto di affrontare anche le fatiche della nostra vita con una sapienza nuova, quella che ci viene dalla croce di Gesù e dalla sua risurrezione. Buon cammino di Pasqua a tutti.